interrompo la sigla, inizio finalmente questo aggiornamento per il sito di locativa.it. Oggi ho tribulato un po' per le impostazioni varie del programmino e ci vorrà un po' di tempo perché impari come qualsiasi altro buon allievo predisposto ad imparare nonostante i 60 anni. Allora, diciamo che questa immagine parte da una segnalazione di qualche nostro concittadino che nel gruppo People from Locate ha segnalato di telecamere che si stavano installando in giro per il paese. Diciamo che è partito da questa telecamera che si trova in questo tratto di strada, una strada che dalla rotatoria, dalla micro rotatoria di Via del Carso e Via Martiri della Libertà porta poi a Via Roma. Quindi qualche cittadino molto preoccupato, mi dice, ma insomma, molto preoccupato, Dio, magari qualcun altro invece le richiede. E quindi siamo venuti al punto che vi è stata questa svolta del nostro sindaco, che è vero che aveva fatto produrre dei bei manifesti giganteschi sui pali della luce durante la campagna elettorale del 2009, dicendo che voleva una Locate più moderna, più sicura, più bella. Bella è tutto discutibile, sta sotto gli occhi di molti nostri concittadini locatesi. Moderna, vabbè, moderna se parliamo di tecnologie, di webcam, mettiamoci anche il moderno. Sicura, e beh, minga troppo, perché dopo che abbiamo assistito a questo strano incendio di lunedì scorso nella ex caserma di Via Roma, beh, c'è poco da parlare di sicurezza, insomma. Nonostante appunto poi su quel gruppo People from Locate, molti cittadini segnalano di aver subito in questi ultimi tempi furti e cose molto spiacevoli. Ora, non è che uno vuole fare il cavalcare la problematica della sicurezza, ce ne sono altri che sono molto più bravi di me, ma io mi occupo di sicurezza dei cittadini magari sulla strada, sui pericoli della strada, sulla mancanza di possibilità per i ciclisti di percorrerle in maniera sicura ed altri tipi di sicurezza legate proprio ad una mancanza di attenzione nella realizzazione delle opere pubbliche, come quella del sottopasso viabilistico della nuova bretella che da Via Moro porta via Rosa Luxemburg, dove passarci in bicicletta vuol dire rischiare il suicidio. Però a parte questo, niente, volevo riprendere queste immagini che appunto sembrano l'inizio di un qualche cosa che andrà più sviluppandosi. Per il momento ne abbiamo colte due e le segnaliamo. Le segnalo come promotore del sito di locateria.it, partendo anche da questo piccolo video prodotto questa mattina in giro sulle strade di Locate. Quindi la passeggiata iniziava qui da questa famigerata mini rotatoria, dove quando arriva un autobus della TM o della vecchia Svea la sera e si ferma lì per scendere i utenti, si blocca tutta la strada, perché appunto giustamente, perché è chiaro, non è che non posso passare, però è fatta in una maniera molto molto discutibile. Questa è la telecamera. Qualche cittadino mi ha detto, senti un po', vieni qui, guarda qui, guardate che l'immagine è veloce adesso quando passa. No, non ti sembra strano? Non ti sembra strana la realizzazione? Ed è, non è una cosa che ha realizzato l'amministrazione pubblica, qui si rivolge a dei privati. Questi pluviali, eccoli qua, che scaricano sul marciapiede l'acqua piovana. È vero che tutti vogliono risparmiare di questi tempi, però l'estate potrebbe servire a lavare il marciapiede, contribuire a lavare il marciapiede. D'inverno e può essere un probabile rischio per diventare ghiaccio e scivolarci su quel marciapiede. Questa invece è la telecamera posta proprio lì, sopra all'uscita, all'ingresso del sottopasso ciclopedonale della stazione di Locate. Da tempo i cittadini chiedono una sistemazione adeguata delle biciclette alla stazione di Locate. Quella telecamera c'è lì, inquadra, non si sa che cosa, però come questa. Quadro l'accesso del parcheggio personalizzato, probabilmente di chi è più su di grado, al personale della stazione comunale. Quello che si vede è la caserma, l'ex caserma di Via Roma, lì dove è successo quel fattaccio
duro il discorso, dove siamo in attesa di sapere che cosa è effettivamente successo. E la telecamera, appunto, qui c'è un cartellino sotto che avverte che l'area è videosorvegliata. Circa un anno fa, all'interno di quel cortile, di quel corridoio, il parcheggio con incendiate un'autovettura, non si sa altro. La parte che si vede, le immagini che si vedono adesso, è il retro della ex caserma di via Roma, in totale stato di degrado e abbandono, dove è diventato sicuramente un comodo e confortevole ricovero per i colombi, che sia nel sottotetto, che addirittura vi sono dei pezzi crollati, oppure con le tegole spostate per farli accomodare meglio, oppure dalle finestre sottostanti, dove sicuramente avranno reso quei locali pieni di ricordini e souvenir dei nostri pavillon locali. Ecco, un'immagine che valeva la pena riprenderla, perché noi vediamo sempre il lato A passando da via Roma con quei 3-4 murales fatti realizzare dai ragazzi, dove anche dietro vi sono dei graffiti, dei murales, probabilmente un allenamento di un po' di anni fa, però ecco lo stato di totale degrado e abbandono di una struttura pubblica che è di proprietà, oggi di proprietà comunale, che magari non è detto che nel prossimo programma elettorale non verranno proposte chissà quali opere per potersi accattivare la fiducia, le simpatie e soprattutto il voto dei nostri concittadini. E questo è quello che mi è sembrato giusto oggi conservare in questo video aggiornamento per il sito di locatini.it. Come è stata la bacchetta di via Giardino, non è così attiva come un tempo, è comunque un pungolo di riferimento per rapportarsi al sito, che invece continua il proprio impegno in maniera civica e attiva, non dico quotidianamente, ma quasi. Per cui sto per concludere, oramai sto raggiungendo quasi gli 8 minuti e quindi non mi resta che lasciare un'altra volta la sigla per il sito di locativia.it per l'aggiornamento quotidiano. Dimenticavo, un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatevia.it.